Srila Rupa Goswami, nel Bhakti Rasamrita Sindhu, spiega, elenca le 64 anga della Bhakti. Vabbè, traduci intanto questo. Rupa Goswami in Bhakti Rasamrita Sindhu, he explained, he write the 64 angas of the Bhakti. Lì poi dice che di queste 64, 5 sono più potenti, più importanti. And out of these 64, he says that five are most important, most powerful. Right. Poi dice che di queste 5, in realtà, soprattutto adesso in Kali Yuga, una è particolarmente potente e più importante. And then he says that in this Kali Yuga, out of these five, actually one is most powerful and important. E questo è il canto del Mahamantra, no? And this is the Però io assisto che c'è un grande interesse alla Krishna Katha, che sicuramente purifica e propizia, ma c'è poca partecipazione nel bhajan, cioè quando ci sono i programmi di bhajan nessuno si affaccia. Come se fosse di secondaria importanza, ma invece noi vediamo che Rupa Goswami dice che è di primaria importanza il canto. Se lui può spiegare come mai questa cosa. But I see that mostly devotees are engaged in Krishna Katha, which without doubt is most excellent and most purifying, but there is less interest in the chanting and more interest in the Katha. So I want to ask why this happened if actually Rupa Goswami says that chanting is more important than the Katha. Actually, Savan is the first. In realtà lo Shravan è la cosa che viene per primo. Savan means listening, drinking. Shravan significa l'ascolto, il bere dalle orecchie. One is listening, one is drinking. Una cosa è il sentire, un'altra cosa è bere attraverso l'ascolto. When I listen, it goes to the mind. Quando uno sente, basta, allora va alla mente ciò che sente. And when I drink, it goes to the heart. Mentre quando bevo, ciò che ascolto va, quello che ascolto va al cuore. Means it creates a feeling. Significa che crea dei sentimenti. And chanting of Mahamantra is very important. E quindi il canto del Mahamantra è molto importante. Why? Perché? I don't know. European world, but I know India, anyone who listen, they chant. Chanting in a Japan, listen. You see that? Listening in the Japa is going on yeah and listening. listening to Katha? dice non so riguardo il mondo occidentale ma qui in India vedo che i devoti mentre ascoltano della Katha fanno anche il Japa cantano anche sul Japa Is no disturbance to the person who has Ajapaja. They're not doing for that. And who not practice the chanting, then it never happen that it will go to Ajapaja. We are doing, we are chanting. So chanting has to be come to Ajapaja. Automatic start happening. Il canto, questo qui può avvenire quando uno è in uno stadio di japa japa, quando il canto automaticamente si manifesta e non è in quel caso un disturbo per quella persona, perché mentre ascolta automaticamente gli viene anche che vuole cantare il santo nome. Japa can do alone and Kirtan when the group is coming together, then we do the Kirtan. Il japa è il canto del santo nome, il mamantra quando uno si trova da solo, quando uno si riunisce invece in una congregazione di altri devoti, allora si fa il kirtan. And bhajan kriya
bhajan and kriya. There are two things. One is the chanting, and at that time of the chanting, where my mind is going. Bhajan kriya. Questa definizione è composta da due termini, bhajan e kriya. Uno è il quel canto che mentre lo faccio la mia mente va fuori dal canto, è diretta in altre attenzioni. This kriya, then we will check it. I'm thinking something and chanting also. E kriya è l'azione del canto, quando uno vuole fare realmente bhajan kriya, quindi dare attenzione al canto, allora potrà vedere se la sua mente è concentrata lì nel canto oppure se va fuori da altre parti. So what kriya should happen? Where what I'm chanting the mantra, my mind has to be there. Quindi quale kriya, quale azione ci deve essere mentre cantiamo? Devo controllare che mentre canto la mia mente è concentrata e fissa lì nel santo nome. Hare Krishna. Hare is Radha who is stealing to Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Two times. One time, one embrace, hard embrace. Second, who is doing? Radha is doing to Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Radha. Krishna Krishna è la parte iniziale del mantra. Hare Krishna significa che Radha cerca di afferrare Krishna, lo vuole portare a sé, quindi Hare Krishna gli dà un abbraccio e il secondo Hare Krishna lo prende ancora più forte. Krishna 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 looking, what is happening? Krishna Krishna, he looked at somebody embraced me. Radha is embracing. Krishna, Krishna, Hare Krishna. Then Krishna also tried to embrace Radhika. But he's inside. How much he can put his hand? One is outside. They are more capturing than inside. E Krishna, Krishna, è quando Krishna, dopo essersi accorto che c'è qualcuno che lo sta afferrando, si guarda verso l'alto e dice: cosa sta succedendo? Chi è che mi vuole prendere a sé? Poi si gira e vede che è Radha che lo sta prendendo a sé e anche lui la vuole abbracciare, quindi Hare Hare, anche lui la vuole abbracciare, però non ce la fa perché è Radha da prima che da dietro lo ha afferrato, lo ha abbracciato, quindi lui, essendo avvolto dalle braccia di Radharani, non riesce a contraccambiare. So who is out and who is in? Quindi Krishna è dentro l'abbraccio, mentre Radha è colei che abbraccia. Quindi chi è fuori e chi è dentro? So is outside? Chi è che è fuori? Krishna. È una domanda. Krishna. Radharani. Radharani. Radharani è che è stato, no? Lo prende da fuori. That is the point. Krishna is inside. Krishna è dentro e Radharani è fuori perché è Radharani che lo sta abbracciando, che l'ha preso da prima. That is Chaitanya. E questo raffigura Chaitanya. What is Chaitanya? Che cos'è Chaitanya? Krishna took the mood of Radhika. È Krishna che ha preso il mood di Radhika. And covered in the color of Radhika. E si è anche ricoperto esternamente nella carnagione nel colore di Radhika. So this is the mood of Chaitanya. Quindi questo raffigura Chaitanya. And Krishna. Krishna. Krishna took the mood of Radhika and covered with Radhika. Chaitanya è Krishna che ha preso i sentimenti di Radhika e si è ricoperto anche di Radhika. I go to Gurudev, what we do? We try to take the
shelter of Gurudev to take the mood of Gurudev. Quando noi approcciamo il Guru, cosa facciamo? Cerchiamo di prendere rifugio in lui. Cosa significa? Che vogliamo prendere, assorbire il suo mood, i suoi sentimenti. So means Krishna took the mood of Radhika, means he accepts himself that he is a student and she is the teacher. Quindi similmente Krishna, volendo prendere mood di Radhika, significa che lui si autodefinisce studente di Radhika e fa di Radharani la sua insegnante. What is the slope? Krishna says, you are my guru. Oh. Radhika ra prema guru. Ami sishya nata. Radhika is my prema guru. I'm the student, and how she said to dance, I dance. C'è un verso dove Krishna dice che Radhika è la mia prema guru. Io sono soltanto il suo studente e lei mi istruisce su come danzare e così come mi dice io faccio. Adi lila for Gandu. E questo spiega. Questo verso c'è nella Chaitanya Charitamrita, Adi lila, quarto capitolo. Check in your Chaitanya Charitamrita, and then I say you, Rama, Hare Rama. This Rama is not Balram, not Ramachandra. This is Ra, means Radha. Krishna cannot say full Radha, Ra, he fancy. Nella seconda parte del mantra poi c'è Hare Ram. Questo Ram non significa Balaram o Ramachandra. Questo Ra è Radhika ed è Krishna che lo esclama e non ce la fa a finire di dire Radha. Riesce a dire soltanto Ra e poi si sente di svenire. Hare Ram. This Rama is Hare. Hare Ram. Ram is Ra, Radha, Mom is Mohan. Ram significa Ra, Radha e Ma, Mohan. Hare Ram, Hare Ram. This, when I see this Radha Krishna embracing each other, hugging to each other, and they become Chaitanya, is so attractive that I don't want to see and think other. Hare Ram raffigura la visione di Radha e Krishna che sono uniti insieme. E quando io ricevo questo darshan, quando ricevo ad avere questa visione di Radha e Krishna insieme, che non sono differenti da Mahaprabhu, allora non voglio uscire da quel tipo di visione, non voglio pensare a nient'altro. When it comes to my vision, I don't want to think and see any other thing. Quando io ho quel tipo di visione, non voglio pensare nient'altra cosa, non voglio vedere that nient'altro. That is Kriya, that bhajan Kriya, that has to be in the action at the time of bhajan. E quando avrò questa visione, significa che sarò realmente nello stadio del Bhajan Kriya, ovvero che il mio Bhajan sarà nell'azione, nel Kriya, non soltanto un Bhajan in cui la mente va in altri punti. No, not in here. Ram, Ram. Hare, Hare. What is the meaning of this? Now the Ram, Ram, Hare, Hare. Hare, Ram, Hare, Ram. Hare, Ram. This is attraction, but now Ram, Ram. First we see, then they see us. Yeah. Hare, Hare. Now what happened? I attract to him
And then he said, what you are sitting in the car? What you are sitting in the home? Come to me. Ram, Ram. Hare, Hare. Come calling to me. Hare, Hare means calling to the Jiva who chanting this Mahamantra. This is Mahamantra Kriya. Nell'ultima parte, Ram Ram Hare Hare. Cosa significa Ram Ram Hare Hare? Ram è sempre Radha Mohan. Quando noi cantiamo Hare Ram, siamo noi il soggetto che cerchiamo di attrarre Radha Mohan, cerchiamo di chiamarli e di poterli vedere che siano in unione. Quando poi loro ci sentono, allora Ram Ram vengono per prima loro, loro sono il soggetto, Hare Hare ci chiamano e ci dicono cosa stai facendo lì? Vieni, adesso siamo noi che ti vediamo, devi venire a noi. So fish, no other thing and other desires are coming. So what Ramananda is telling, Bhajar is the one pointer we have to, with the Kriya to do. Quando uno quindi canta con questo tipo di sentimento, allora significa che è completamente centrato, senza deviazioni. E quello che ha detto Ramananda riguardo il canto del Santo Nome deve essere fatto con questo sentimento, con questa Kriya, con questa azione. Claro, Ramananda? So to his question we say, Gurudev, we have not more interest in the holy name because we don't get this type of Kriya. No, still no, it's not this. No, because we never listen this. I say you will not forget. It will hammer to you. This is the meaning. You try to forget this? You try to forget, you will not forget. And once it comes to your chanting time, life will change. Yeah. It's not Nama Bhava, it's a Bhajan Kriya. Anartha will go. Anartha cannot stay inside you. One time, one Shuddha name can change our life. Io ho chiesto a Gurudev, quindi ritornando alla domanda di Ramananda, uno non dà più importanza al Santo Nome perché non abbiamo questo tipo di Kriya, di azione, di esperienza nel canto del Santo Nome. Gurudev ha detto no, in realtà è perché uno neanche ha mai capito bene qual è il vero significato del Mahamantra. Adesso che ve l'ho detto, cercate di tenerlo dentro, non vi uscirà, sarà come un martello pneumatico che vi martella da dentro per poterlo realizzare, questa teoria. E quando uno riuscirà a realizzarlo, allora quello sarà il Suddhanam, il nome puro, non sarà più Namabhas, e farà sì che tutti gli Anartha scompariranno. Soltanto quando uno riuscirà a cantare almeno un nome puro, sarà libero dalle cattive abitudini. Nama Bhat and Suddhana. Very magic with Nam Suddhana. When Nama Bhat is giving so much effect, what will happen to Nam Suddhana? Noi siamo in uno stato in cui ci troviamo molto a fare Nama Bhat, canto del Santo Nome senza tutti questi tipi di realizzazioni, che non produce molto, però già questo Nama Bhas ci dà tantissimo, quindi figuriamoci cosa proviamo, cosa potremmo provare quando cantiamo il nome puro. So, until we don't feel that, we will think, oh, I will advance doing this practice, this other practice. Actually, no, then we will see
Krishna, Balram, Krishna, Ramchandra, God consciousness. Here, no God consciousness. Where is the God consciousness? God is dancing. Supreme Personality of God is dancing. He's happy. He's not a statue. He's moving. He's a loving person. He's calling us. We attract to see them. The soul is attracted. This is Hare Rama, Hare Rama. Attraction is there. When I see them dancing and exchanging the love, hugging each other, our stone heart melting, and we want to be close with them, that is one day He will also give mercy to me. Se io non canto il mantra con questo tipo di sentimento, allora quando canto il santo nome percepisco il nome, percepisco Krishna soltanto nella sua forma di Dio, sarò nella coscienza di Dio, potrò vedere Krishna, Rama, penso che sia Balaram, però quando realmente realizzerò il vero significato del santo nome con questo sentimento, allora il mio cuore si potrà sciogliere e potrò essere attratto in modo spontaneo verso Radha Mohan. L'anima sarà completamente attratta da Radha Mohan, perché Krishna non sarà più una statua, non sarà più Dio, non sarà colui che rimane lì fermo, ma sarà una divinità che danza. At a day we decide about Krishna devotion, we decide we are not worshipping Dios. We are worshipping cowboy who is the taking care of the cows. Normal person, not to Dios. Noi non dobbiamo sentire che stiamo adorando Dio. Noi in realtà stiamo adorando una persona normale, un pastorello che va con le mucche al pascolo. He's a gardener. Lui è un giardiniere. He's a gateman of Vrindavan. Lui è il guardiano, no, il guardia, colui che sta al cancello alle porte di Vrindavana. How he becomes supreme? He is not supreme. We don't love the supremacy of the ego of Lord. We love the sweetness and love of the Lord. Per noi cos'è ciò che lo rende supremo? Per noi ciò che lo rende supremo non è il suo aspetto di essere Dio, l'ego di essere Dio. Per noi è supremo perché lui è un pastorello amorevole con cui ci possiamo relazionare. In love. In amore. Devotee, he can be a gardener, he can be a gateman, he can be a cowboy. This God who become this sweet loving nature. That we want, this Krishna we want. Lui, grazie all'amore dei devoti, può diventare un giardiniere, il portiere, il pastorello, soltanto grazie all'amore dei devoti, ed è questo il Krishna che noi vogliamo. If we need to worship God, we have to say Narayan. Se noi lo vogliamo adorare nel suo aspetto di Dio, allora non lo dobbiamo chiamare Krishna, lo dobbiamo chiamare Narayan. Then not say Krishna to him. Non lo dobbiamo chiamare Krishna. You make inferior to him from his loving quality. E in realtà, se noi lo chiamiamo Narayan e lo vogliamo adorare nel suo aspetto di Dio, lo mettiamo più in basso, lo rendiamo inferiore rispetto alle qualità amorevoli che lui ha. Non fate di Krishna Amazon. Order and supply, not to
order and supply is not used like this. Non usatelo come un'azienda a cui ordinate qualcosa e vi arriva. Altra domanda? Jananda Maharaj dice che il verso che a cui ci stavamo riferendo nella Chaitanya Charitamrita è nell'Adi Lila, quarto capitolo. Verse number? Verso 124, Adi Lila, quarto capitolo. You want to start this? It's okay. It's over. No, I'm saying the start of picture. Radha, Gurudev's explanation, Dadikasa Prema Guru Amishishana. This verse describes Chaitanya Charitamrita Adi Lila, fourth chapter, 124 verse. This verse describes Radharani's glory. So, in this verse, Kaviraj Goswami explains nicely. Questo verso dove sono descritte le glorie di Radharani, che Krishna definisce Radharani essere la sua maestra, è nella Chaitanya Charitamrita Adi Lila, quarto capitolo, verso numero 124. Actually, Chaitanya Charitamrita beauty is like this. Everybody thinking Krishna is supreme lord. Tutti quanti pensano che Krishna è la suprema personalità di Dio, ma nella Chaitanya Charitamrita viene spiegata un'altra bellezza. And Radhika's kind of maid servant of Krishna. Generalmente viene spiegato che Radharani è come una servitrice di Krishna. This is Vaidhi Bhakti conception. Però questo concetto appartiene alla Vaidhi Bhakti. But if we become Raga Bhakti, especially Rupa Nuga Bhakti, this conception is completely changed. Se però noi entriamo nella Raga Nuga Bhakti, più specificatamente nella Rupa Nuga Bhakti, allora questo concetto viene completamente capovolto. Love. Guru, Krishna's guru, especially love guru, is Radhika. So Radhika's superiority is more prominent, actually most prominent in Rupa Nuga Bhakti. Nella Rupa Nuga Bhakti, il guru di Krishna è Radhika. So, but this is more. But this say. People say, oh, Krishna is inferior. That actually, this makes Krishna more blissful and Krishna, you know, give us more good quality. Quindi questo diminuire le glorie di Krishna in qualche modo, facendolo essere lo studente di Radharani, in realtà lo rende più supremo, lo rende più contento. And then, once Radhika's superiority is defined, or, you know, is we accept, and then we could understand what is glory of Radharani's maid servant is. E nel momento in cui noi accettiamo la supremazia di Radharani, allora possiamo comprendere anche quali sono le glorie delle sue servitrici. Actually, Chaitanya Charitamrita Adi Lila 4 is described the glory of Radharani, and I think also same time glory of maid servant of Radhika. Quindi nel capitolo 4 dell'Adi Lila vengono spiegate le descritte le glorie di Radharani, e io credo anche che vengono spiegate le glorie delle servitrici. So Chaitanya Charitamrita describe not only glory of Radhika, and but also describe glory of maid servant of Radhika. Quindi Chaitanya Charitamrita non spiega soltanto le glorie di Radharani, ma anche delle sue servitrici. Actually, they are not only describe prema, but babo urasarasa.
non soltanto prema viene menzionato, ma il bhava lasa prati. Un altro bhava. Oh, un altro. Un altro ujjarasa. So today's morning class, I want to share a little bit. So Gurudev say, our goal is not prema. Voglio condividere ciò che abbiamo discusso stamattina alla lezione con Gurudev, che Gurudev ha detto che l'obiettivo non è prema. Then some devotees surprise, what? We say, pancham purusharta is prema. Allora qualche devoto è rimasto sorpreso, ha detto, ma il pancham purushadi, il quinto sforzo, oltre i quattro comuni del mondo materiale, che viene sempre descritto, è proprio il prema. So pancham purusha means fifth goal of life is love of Godhead. Pancham purusha significa il quinto obiettivo della vita, che è il prema, amore per Dio. So material platform our goal is dharma, artha, kama, moksha. Nell'emisfero materiale i quattro obiettivi da raggiungere a cui tutte le persone vanno indietro sono dharma, artha, kama e moksha. So we thinking love of Godhead is, you know, love of Krishna is supreme. E quindi uno quando pensa al quinto che è prema, l'amore per Dio, amore per Krishna, pensa che sia la cosa più suprema, più elevata. But if we say Krishna, love of Godhead means our Ishtadeva may be Krishna. Quando uno dice amore per Dio, può avere come Ishtadeva Krishna. But our Ishtadeva is not Krishna. Our Ishtadevi is Radhika. Però la nostra Ishtadeva non è Krishna, la nostra Ishtadevi è Radhika. So therefore Gurudev today says, our goal is not prema, but bhava, feeling. Quindi oggi Gurudev ha detto che il nostro obiettivo non è prema, ma è il bhava, sentimenti. And not ordinary bhava, bhava urasa, that is our goal. E non un bhava generico, ma il bhava ulas prati, è il nostro obiettivo. Means manjari tasting highest feeling of Radhika 24/7. Yes, 24/7. That is prema for 5 minutes. Prema for 5 minutes, but not working like that. Bhava Lasati, this is the prayojan, this is the work of manjaris. 24/7. Sleeping, eating, toilet, taking bath, any time he is in this bhava. That is bhava ullasarati. Yes. Il vero obiettivo è il bhava ullasarati, che è il sentimento che provano le manjari facendo servizio a Radharani. E quando uno ha questo sentimento lo ha per 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, quando dorme, mangia, va al bagno, in qualsiasi azione si trova in questa coscienza. So Gurudev was give example of Mahatma, our Mahatma. So Mahatma sleeping with Gurudev, you know, if Gurudev wake up, say, after 1 hour he sleep, then Mahatma also, you know, get up. Then again, again Gurudev sleep, again after 1 hour Gurudev wake up, again Mahatma wake up. So Mahatma is always following Gurudev's mood, what Gurudev want to. After get up, he is ready to serve. So Gurudev was saying, this is kind of... Not only this, when I wake up, go to pee, then he massage me that I sleep. After an hour, then he go to sleep. So this is like, like Manjari doing for Radhika. So 24/7, you know. So he could not do, you know, he's just following Gurudev's feeling. This feeling, Manjari's feeling, and follow Radhika's feeling. And Radhika's feeling, Manjari's feeling is same. So therefore... Gurudev ha dato l'esempio per poter comprendere qual è il seva che fanno le Manjari, dando l'esempio di Mahatma, che è un devoto che molti di voi conoscono, che sta facendo il seva di prendersi cura di Gurudev ed è costantemente vicino a Gurudev, dorme con lui, Gurudev dorme un'oretta, poi si sveglia mezz'ora, poi si ributta giù un'oretta, poi si risveglia mezz'ora, insomma, da paci. E però
Ma Atma costantemente si sveglia sempre, ogni volta che lui si sveglia è sempre in dormiveglia, che appena Gurudev si sveglia anche lui si sveglia, lo accompagna al bagno, poi si rimette giù, gli fa il massaggio, poi si riaddormenta, riesce sempre ad essere in completa sintonia di quello di cui Gurudev ha bisogno e non pensa mai a se stesso che è stanco, che lui deve riposare, è sempre in sintonia con le azioni di Gurudev. Tutto quello che fa lui, lui lo segue. Pranam Mahatma is not here, so therefore we are talking. Adesso Mahatma non è qui, ecco perché stiamo parlando, glorifichiamo quando torna. Prima periodo, benvenuto Gopiro. Yes. Yes, so today's subject is Gopi Baba and Manjari Baba. And yesterday? Yesterday also. Dice, oggi l'argomento che abbiamo trattato è stato il Gopi Bhav e Manjari Bhav. Vi ho detto ieri e pure ieri. And this morning we are discussing hidden parts of devotion. Stamattina abbiamo letto il Hidden Part of Devotion, il libricino di Narayana Maharaj. Very beautiful. Un libro bellissimo. So, you know, Gurudev has explained, this is Manjari Bhava, this is Gopi Bhava, this is Akhi Bhava. E Gurudev spiegava del libro, faceva le differenze per capire qual è il Manjari Bhav, il Gopi Bhav. Il Gopi Bhav, Gopi Bhav is inclusive then inside Sakhi Bhav, Manjari Bhav, right? No, no. But when we say Gopi is all the group. Then Gopi inside is the female. Yeah. Female concept is Gopi. Yeah. Il concetto del femminile, dell'anima femminile che fa Seva è... sono le gopi. We are Purusha. One is a God Purusha, one is a soul Purusha. Soul is not Purusha. Soul is a Prakriti, but my ego is a Purusha. Il Signore è il Purusha e noi come anime in realtà siamo Prakriti, ma per via del falso ego pensiamo che anche noi siamo Purusha. And we want to enjoy. E quindi da bravi Purusha vogliamo godere. This enjoyment nature is a prakriti. When I enjoyed nature is prakriti, and enjoyment nature is purusha. La natura di godere è la natura del purusha, e la natura di essere goduti è la natura della prakriti. So when the female also has enjoyment nature is a purusha nature. Quindi anche quando in questo mondo vediamo una donna, è una femmina, però in realtà se ha la tendenza a voler godere è purusha, non è femminile, non è prakriti. No prakriti. Yeah. We are purusha. So we have to be prakriti, that is Gopiva. That we have to identify first to the Krishna and assign it. Per prima cosa, per poter entrare nel Gopi Bhav, per poter identificare noi come Prakriti, dobbiamo capire che soltanto Krishna è il Purusha e dobbiamo firmare il contratto con lui. Then my work is start. Work is start. E da lì comincia il nostro vero percorso. Then this Prakriti want to be Gopi, Sakhi of Manjari. E questa Prakriti, poi quando capisce di essere Prakriti, inizia il percorso, decide, si dirige verso l'essere una Gopi, Sakhi o Manjari. If we want to be a three things, it's not possible. Se uno vuole essere tutte e tre le cose, non può essere possibile. What is Gopi and Sakhi difference? Sakhi is the senior than Gopi. They are nitya associated with Radha and Krishna. They are nitya siddhas. And the gopi become sadhan siddhas. Ho chiesto a Gurudev in questo contesto qual è la differenza tra gopi e sakhi. Gurudev dice che le sakhi adesso sono intese come le nitya siddha, come quelle sakhi che sono eternamente insieme a Radha e Krishna, mentre come gopi sono le sadhan siddha, ovvero quelle anime che sono diventate gopi grazie al proprio sadhana, hanno raggiunto la perfezione. And Manjari? Not us, Manjari. Yeah, Manjari
Kripa Siddha, but gopis, because I... Manjari has no sadhana. They are not sadhana, cannot do sadhana. They are babies. Coloro che sono mangiari invece sono, si trovano nello stadio di Kripa Siddha, raggiunto la perfezione attraverso la misericordia. Loro non possono fare sadhana perché sono, no qualification. Sono delle piccole bambine senza qualifica, molto innocenti. They are qualified. Sakis and Gopi. Mentre le gopi. Gopi. Mentre Sakhi e Gopi sono pieni di qualifiche. They can do sadhana siddha. They can do sadhana. Le gopi sono diventate perfette attraverso il sadhana, con molte qualifiche possono Rama fare quel sadhana. In realtà, le gopi sono quelle anime che hanno fatto sadhana da 15.000 anni durante il tempo di Ram Avatar, quando c'era Ramachandra. Brisha, Veda, Puranas, all they become gopi. I Veda e Puranas sono Richa, Veda e Purana sono tutte diventate gopi, hanno fatto sadhana per poter diventare gopi. They are sadhana siddha. E quindi vengono definite sadhana siddha. And they are nitya siddha, sakita nitya siddha. E le sakhi sono nitya siddha. And manjaris only depend on the mercy of the Vaishnava, sadhu rasika bhakta. Mentre le mangiari sono diventate tali soltanto grazie alla misericordia di Sadhu e di Vaishnava, hanno potuto realizzare soltanto grazie alla Kripa. So they believe in Radhika and they think that Mama will feed me the breast and we will grown up again. Quindi loro hanno completa fede ed affidamento in Radhika e vogliono soltanto essere insieme a lei per essere accudite, per essere nutrite attraverso il suo seno e in questo modo crescono. That is the only hope for the mangiari. Quella è l'unica speranza che hanno le mangiari. Rade, rade. Yes, ask question. Jai Sri Radhe, Jai Gurudev. Jai Radhe. I have a thought about power. Yeah. We talk about, in the West, we talk about power as... Yeah. As the power to control, the power to hurt and destroy. And so when we talk about the Radha, Radharani is highest power, I think we need to talk about something else. He is supreme, of course. For the manjaris, she is the supreme. Yes. She is the Supreme Lord. Supreme? What means supreme? Supreme means top softness, top openness. Topness and love. Who can Give love? Who can teach to the God? Krishna, who want to learn this God from her. That is the supreme love of her. Per noi mangiari, Radhika è l'essere supremo, collega in completo potere. Uddhavji dice che questo potere non deve essere inteso come il potere di voler controllare, di voler distruggere, manipolare, ma il potere dell'amore divino, e lei con questo amore divino ha addirittura il potere di soggiogare Krishna, di rendere Krishna suo studente. Grazie. Yeah. Volevo fare una domanda riguardo, diciamo, ricollegandomi anche a questo tema del potere. Perché è una domanda anche pratica, perché la domenica facciamo questi incontri
con Aripri, altri devoti, Fabiana, eccetera, altri devoti italiani, alcuni seguono Gurudeva, alcuni non seguono Gurudeva, alcuni addirittura arrivano da altri maestri, ma che non sono neppure Vaishnava. E quindi capita di, ovviamente in modo naturale a volte, magari stiamo mangiando, insomma, si toccano anche i temi filosofici, no? Cioè le varie filosofie, le varie concezioni che ci sono dietro. Non so se vuoi incominciare a... Ok, a something connected to this subject of the power, that we do the Sunday programs, me and Haripriya, in the Haripriya's house, and many people come, many devotees, someone is your disciple, is following you, others are not, or even others are not Vaishnavas, they come from different traditions. So when after the program we sit together and we try to share some feeling and understanding, then many times we also end to some talk which is nothing to do with Gaudiya Vaishnavism, for example, but is related to other practices. Gaudiya Vaishnavism is teached by Chaitanya Mahaprabhu. That is Gaudiya Vaishnavism. Yeah, so many times there are also other people. We will finish the question. So, sì. And then, vai, vai. Vai. E quindi viene, come dire, vengono fuori magari visioni, no? Concezioni diverse, per esempio mettiamo sul tattua del maestro spirituale, no? Eccetera. La mia domanda era questa, è una domanda appunto pratica, nel senso volevo chiedere a Gurudeva anche, come dire, un suo punto di vista, un suo aiuto, no? Una sua indicazione su come poter confrontarci, no, con queste persone, però in una maniera, appunto, perché a volte la conoscenza diventa anche una forma di potere, no? Cioè io ho più conoscenza, no? In una maniera che aiuti queste persone a crescere, no, verso questa visione dell'amore, che poi appunto in ultima analisi ci viene da Srimati Radharani, e far modo che queste persone, appunto, a volte poi può capitare che qualcuno magari se ne va, soprattutto poi, no, se diventa una questione, no, di mia visione, tua visione, eccetera. Okay, so we have different type of people during the program, and not all are on the same level and same understanding of the things. So not doesn't happen always that we are just sharing our same feelings. Many times we talk with each other, we confront each other, and what happens is that maybe from the devotee side, being devotees and having more knowledge and everything, we feel that we have this power, that we have more power, but this sometimes is not helpful because these people, they don't feel to stay then. Many times happen that these people go. So I want to ask, how can we relate with these persons? How can we relate with these people without feeling that we have this knowledge power, like we are devotees and we have more power, but how to help them in a loving way that we can help them grow and understanding what is this way of love, actually, not about the power. First thing, Ramananda said that Rupa Goswami teaching is love. Ankita. Per prima cosa, Ramananda ci ha fatto presente che Rupa Goswami definisce il kirtan, l'essere, la pratica più importante di tutte le 64 pratiche che spiega relazionata alla bhakti. When they will start doing kirtan, then one day will come in life that understanding of meaning will also come. Understanding of the words and meaning. Quindi facendo il kirtan arriverà quel giorno che uno comincia a capire qual è il significato delle parole e il significato profondo del mantra. So kirtan is going on, I see in your program. E io vedo che voi fate kirtan nei vostri programmi. Second thing, Mahaprabhu come to teach the love of Radhika. Poi, quindi questo che fate del kirtan va bene, è importante, lo fate. Seconda cosa, Mahaprabhu è venuto per poter distribuire ed insegnare al riguardo dell'amore di Radhika. Please try to understand, Mahaprabhu means Radhika.
per favore cerca di capire che Mahaprabhu è Radhika. Devi vedere Mahaprabhu come Radhika. Krishna is there, but it's like a sandwich butter in between these two bread. Krishna è lì, però è dentro, è come un pezzetto di burro che sta tra due fette di pane, come quello che c'è dentro al sandwich. Because butter will melt and fall down, so other butter is also required, so you put the sandwich. So both sides, bread is Radhika, and in between Krishna. Perché se tu prendi soltanto una fetta di burro, di pane, ci metti sopra il burro e magari lo giri, lo capovolgi, il burro cade. Quindi è necessaria un'altra fetta di pane. Ecco perché sia dentro che fuori c'è Radhika e Krishna si trova lì in mezzo. So Chaitanya is Radhika more, Krishna is relishing that Radhika. Quindi Chaitanya è Radhika, per lo più è Radhika, e c'è anche Krishna che è lì che gusta Radhika. Quindi, Krishna himself say, I become a student of her to learn. Krishna stesso dice che io sono diventato suo studente per poter imparare da lei. Means he is teaching us to you also become a student of Radhika. Means you become Manjari, the servant of Radhika. I become this. Perché in realtà lui fa in questo modo perché ci vuole istruire a noi, ci vuole dare l'esempio, ci dice anche voi diventate studenti di Radhika, anche voi diventate sue servitrici, perché io stesso è quello che in questa forma di Chaitanya ho fatto. Where is Chaitanya Chaitanya? No, nothing here. Adili, Adipo, no, nothing. But who brings the Lord Chandra? You see, Chaitanya is the reason of appearance of Chaitanya, when you will see, is not Nam Sankirtan. First, he come to realize the mood of Radhika. Nella Dilila, nel Chaitanya Charitamrita, vengono spiegate le ragioni dell'avvento di Chaitanya, e come causa primaria non c'è il santo nome, la diffusione del santo nome, ma come causa primaria dell'apparizione di Chaitanya c'è la predica, diciamo, il fondimento del Manjari Bhav Sadhana. But we never do that. We do Gopi Bhav, Sakhi Bhav, but not Manjari. Però noi non pratichiamo realmente il Manjari Bhav, magari arriviamo anche al Gopi Bhav o al Sakhi Bhav o anche in altri Bhav, e nonostante ciò ci definiamo seguaci di Mahaprabhu. Because it's too much to do. Nobody is ready for that. 24/7 who will do? He will say, I have many work. Perché c'è troppo da fare per poter entrare nella coscienza di essere una Manjari. È 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, è quello che uno solitamente risponde, dice no, non ce la faccio, ho tante altre cose da fare. But Mahaprabhu, all associate, no one sannyasi, all in grassa ashram and they are practicing. Però se noi vediamo gli associati di Mahaprabhu, non c'era neanche un sannyasi, non c'erano persone rinunciate, c'erano tutti griasta che avevano i loro doveri da griasta, da persone di famiglia, e nonostante ciò praticavano il Manjari Bhav. Prabhupada write, by devotional practice, by practicing devotion, you know your sarup. Sarup means your constitutional position, what you are really. Prabhupada spiega che attraverso la pratica devozionale uno deve venire a conoscenza, deve praticare per poter comprendere qual è la propria svarupa, la propria forma costituzionale. Four, page four, and then introduction. Sarup, and then you have to practice to perfection of that sarup.
Questo lo spiega nella pagina 4 dell'introduzione della Bhagavad Gita. Lui dice che quindi questo è la prima cosa che uno deve fare nella pratica devozionale, e poi deve perfezionare questa svarupa per raggiungere la perfezione che viene definita svarupa siddhi. Credete in Prabhupada. And your question, if you talk and give the love of Radhika to all who comes to you and make him to sing and chant the mantra, they will change their life. Per la tua domanda, tu devi cercare di condividere e distribuire l'amore di Radhika, invita le persone, condividi questo amore divino, fagli fare del kirtan, automaticamente vedrai che loro cambieranno le loro vite. Then they will develop the greed for that. Without greed, rag bhakti not start. E in quel modo svilupperanno un desiderio. E senza desiderio la raga bhakti non potrà mai cominciare. Impossibile. Bhakti bhakti you can do. Raga bhakti only by greed will happen. Uno senza desiderio può fare la vaidhi bhakti, però la raga bhakti può cominciare soltanto con il desiderio. If you have no greed, then you will not try. Se non c'è desiderio, non proverai mai a iniziare la pratica della raga bhakti. And if you have a greed, you want something, you will beg, borrow or steal. Mentre se tu hai realmente desiderio di raggiungere qualcosa, anche se non sei qualificato per poterla ricevere, proverai a rubarla, a prenderla in prestito o a prenderla. Se non ce la fai, allora la chiedi in prestito. Se non ce la fai, la rubi. In qualche modo fai quando desideri tanto una cosa. This we don't want to teach. We don't want to teach to the God and Srimad Bhagavatam. They run away. They don't understand anything. Però noi non vogliamo condividere questi argomenti, non vogliamo insegnare come incominciare questo tipo di pratica fatta dell'amore di Radhika. Quello che vogliamo fare è soltanto spiegare al riguardo della coscienza di Dio, di ciò che viene menzionato nello Srimad Bhagavatam, e quindi molte persone non si sentono a proprio agio in quel tipo di contesto e allora scappano via. Jesus talk about that. You don't believe it? He said, I'm a son, he's my father. Gesù parlava riguardo di questo amore, della relazione. Lui si identificava come figlio e identificava Dio come suo padre. You make any istadeva relation? Same. You have a istadeva relation? Tu hai relazione con la tua istadeva? No. Then you're not listening to listen to Jesus even. Se non ce l'hai, allora significa che non hai neanche compreso ancora gli insegnamenti di Gesù. If you have no relation, how devotion will do? Se non hai relazione con la tua istadeva, come potrò mai cominciare a fare pratica devozionale? No devotion. In realtà la devozione non è ancora cominciata per colui che non è relazionato con la istadeva. And you cut the relation with someone, your devotion will go. Se tu hai devozione verso una persona in questo mondo e non ti ci relazioni più, automaticamente non avrai più devozione. Right, no? Giusto? Then you will see every prayer prays to your lover. Mentre se tu sei relazionato e ami, allora vedrai in ogni luogo la persona che ami, like Jesus. Così come Gesù. Right, Anna. He see every place to his father. Lui vedeva dappertutto suo padre. And all his neighbor. E vedeva, vedeva e sentiva che tutti quanti erano i suoi vicini, i suoi fratelli e sorelle. What is this divine vision? Che cos'è? Che visione è questa? Una visione divina? Is material vision. Oppure una visione materiale? No.
without mercy, it not come. E senza misericordia questo tipo di visione non può manifestarsi in noi. Who is Gurudev? My question. Chi è il Guru? Guru is my goal. Il Guru è il mio obiettivo. Then Istadev will never come. Se io ho questo tipo di visione, allora non potrò mai raggiungere l'Istadeva. You lose your Istadev. Are Gurudev is navigator. Se tu fai del guru il tuo obiettivo, allora perderai la connessione con la tua Istadeva. Il guru in realtà è soltanto il navigatore. He is not a goal. Non è l'obiettivo. He can show you the how to reach the goal. Lui ti può mostrare come raggiungere l'obiettivo. Our wrong conception of the Mayavad philosophy that guru is my goal. Però l'idea errata che abbiamo ricevuto dalla filosofia Mayavadi è quella che il guru è il mio obiettivo. I have to progress, I go back. E quindi invece che progredire vado indietro. Sorry, this is bad for that. Me and Guru and others, but what to write? To write. Scusate, no, I cannot say to you because you are from Tarni. Scusate se vi dico questo che in realtà va a discapito di me che sono il guru anche di altri guru, però ciò che è giusto ve lo devo dire. Right is right. Say to navigator, sit in dark and say navigator. Bring me to my goal. Provate a sedervi in macchina, mettete il telefonino sull'appendi telefonino, reggi telefono, aprite il navigatore e dite: navigatore, portami all'obiettivo in quella città. I don't know the goal. You make me to go. Io non so dove andare, però tu portami da qualche parte. You have to decide and write it there. Your words. What is the address? What is the flat number? What is that? Then he will drive. He drive and he will see. Il navigatore non comincerà, non ti farà vedere niente. Sei tu che devi ricercare e scrivere l'indirizzo dove vuoi andare. Quando lo selezioni, lo trovi, allora il navigatore ti fa vedere la strada. My navigator is not working because I don't put my goal. Se però io non so dove devo andare e non scrivo l'indirizzo, allora il navigatore non mi fa vedere niente e penso che non funziona. And I cannot see what is the goal of my spiritual master. E in questo caso, nella nostra vita spirituale, non posso neanche vedere qual è l'obiettivo del mio maestro spirituale, perché non so neanche il mio. Prabhupada bona fide, they are bona fide. Prabhupada spiega che coloro che hanno l'istadeva fissa, che sono connessi e relazionati con la propria istadeva, allora sono autentici. Sri Radha, Radha Rama. Maybe Hong Kong devotees are also coming and they want to share something. I am waiting for that. Ci sono dei devoti dall'Hong Kong che forse vengono tra 10 minuti, anche loro vogliono fare la lezione. Hong Kong devotees, they want to share something. I can translate. Thank you. Thank you. How is my Hari Priya? I listen that she got the dengue. No. I got it. Oh, here. Okay, sorry. Sorry. No, here, Hari Priya. Ah. Here is also Hari Priya. Yeah. Ah, okay.
E cada volta che si chiama Rifia che gli è presa la dengue, poverina, allora Gurude pensava che eri te. Mi ero tanto preoccupato. Gurude. Infatti chiedeva a Rasriela, ma sta all'ospedale, che sta a fare? Mamma, già è rabbio, io sì. Vedi quanto te voglio bene. Ehi, no. Rifia, sono 3 giorni che sta cucinando. Cooking since 3 days. My God. Yeah. Yeah. Anche yeah, quando because... devi cucinarlo. Anche quando vieni qua devi cucinare. Ok, ok. Yeah. Okay. All are coming. All Italians are coming on February. Every Italian has to be here. A febbraio vengono tutti gli italiani. Grude dice tutti quanti devono stare qua, tutti gli italiani. Anche chi ancora non ha prenotato. Yes. Yeah, tanto. Già. 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 Già.